dal supplemento Vernissage del Giornale dell'Arte di ottobre 2011. C'è un articolo su il caso Cattelan, genio o sberleffo? Non ci siamo occupati dei casi più eclatanti d'artista. Ma recentemente, per qualche ragione, siamo approdati al caso di Maurizio Catena, per varie ragioni che potrò trovarmi a dire leggendo. Non avevo molti termini e sono questi i primi spunti di lettura. Il 4 novembre, con una retrospettiva a Guggenheim, il più noto e discusso artista italiano contemporaneo annuncia il suo ritiro. È la verità o l'ennesima provocazione? E se il prepensionamento è autentico, fu vera gloria? Lo abbiamo chiesto a una giuria, tra virgolette, internazionale. Intanto la formulazione, il titolo. Discusso, artista italiano contemporaneo, il più noto. Il più noto e discusso. Il più importante? Il più noto. Alla notorietà, all'importanza artistica. Il criterio è quello della notorietà e quello di essere discusso, di essere parlato, che si parli di Maurizio Cattelan. Questo sarebbe il modo della costruzione sociale del valore di un artista. Annuncia il suo ritiro. C'è questo dubbio che aleggia, no? Genio o sberleffo? Verità o ennesima provocazione? Come se la provocazione, arrivata all'ennesima potenza, non provocasse più. Quale provocazione ennesima? Non c'è l'ennesima provocazione. Si può cogliere qualcosa da come questa intervista, la testimonianza della parola dell'autore e a come ne parlano i membri di questa giuria internazionale. Dalle immagini, oltre a qualche immagine dell'autore, emergono alcune di queste opere. Un'opera da record, si intende record di vendite, Charlie del 2003, un bambino su una via di mezzo tra un triciclo e un mezzo a motore, che non c'è. Poi c'è la sua opera, dove c'è un lui che sbuca dal pavimento, senza titolo, nel 2001, record d'artista, record di vendite, che è stata venduta a 7.922.500 dollari nel 2010. Mentre invece la nona ora, con questo sembiante del Papa Wojtyła inclinato, è stato venduto a 3 milioni. A 3 milioni e 32 mila dollari. Poi ci sono altre illustrazioni. L'Hitler inginocchiato, il gallerista Massimo De Carlo scocciato al muro, il Picasso corrugato da Carnevale che stringe la mano a coloro che vanno al MoMA, mi pare, di New York. Allora, partiamo dalla parola dell'artista. Il giornalista gli dice: Maurizio Cattelan, è vero che è
È verissimo, confermo. Ah, non so. No, pardon, dice. Che cosa, scusi? Dice il giornalista, interrotto prima di formulare la frase. E lui risponde: Ah, non so, dica lei. C'è qualche cosa della convenzione linguistica, sociale, di incontro per un'intervista che viene messa in discussione con ironia, non con teoria, con ironia, dall'artista. È vero che, confermo, verissimo. E quindi il vero e il falso non è questo. È già una pseudointervista? Non può che svolgersi per questa via? Il giornalista già non era nella retta via, non era nella verità, non era in una ricerca autentica? Che giornalismo è questo? Il titolo Genio o Sberleffo è giornalismo intellettuale o è giornalismo sostanziale e mentale? Dice qualcosa del caso intellettuale, artistico, scientifico di Cattelan? O sono discorsi su discorsi? Il giornalista generoso, Franco Fanelli, gentilmente prosegue e dice: È vero che con la sua retrospettiva al Guggenheim Museum di New York si chiuderà la sua carriera d'artista? Esatto. Non la sua pratica d'artista, non la sua vita d'artista, ma la carriera. Cattelan. È un artista o è un carrierista? Si situa nella gerarchia sociale della divisione, della differenziazione delle carriere, dei posti di professionariato e di funzionariato? È un ruolo sociale? È una carriera? O è una ricerca artistica con degli approdi? Non si tratta di rispondere genio o sberleffo. Oggi il genio è lo sberleffo, per l'appunto. Dice, sarà la mia prima e ultima retrospettiva, almeno per quanto riguarda una mostra in cui io metto le mani, personalmente. Dopodiché ci penserà l'archivio Cattelan. Ci sono già altre scadenze. Ma io non sarò più coinvolto direttamente. Fate finta che io sia morto. Ci sono due pasti celebri che si enunciano con questa fantasia. Uno è la cena di Trimalcione, nella Satiricon di Petronio. Mangiate come se domani fossi morto. E l'altra è quella di Grimod de la Reynière, a cui dobbiamo l'invenzione o perlomeno la promozione del termine gastronomia, fece l'almanacco dei gastronomi, siamo tra 1800 e 1825, subito dopo la Rivoluzione francese, che si dà per morto e invita gli amici, i parenti al suo pranzo funebre. Mangiate come se io fossi morto. La morte come principio. Fate finta, come chiede Platone nel mito della caverna, immagina tu gli umani prigionieri in una caverna. Voi fate finta che io sia morto. Immaginatemi morto. Non che l'immaginazione del morto confermi che si trattava di un vivo. Potrebbe ancora essere un morto deambulante, come ironizza Pirandello. Come sarà composta la mostra? Saranno esposti circa 130 lavori provenienti da musei e collezioni private. Il primo, se non sbaglio,
del 1989-90, cioè del periodo in cui ho iniziato. Prima di quella data non ce ne sono. O meglio, sono cose legate al design, che non considero opere. L'ultimo è il lavoro installato a Piazza Affari a Milano. Non proprio lo stesso, una versione ridotta. Dica la verità, dice il giornalista. Ha pronto un'opera inedita? Uno dei suoi classici coup de théâtre? Anche nel sottotitolo c'è questa questione del teatro, della messa in scena. Il discusso artista italiano contemporaneo annuncia il suo ritiro. Ci possono essere ben altre espressioni linguistiche per annunciare questo. No, risponde alla domanda se sono pronte, se è pronta un'opera inedita. Non ci saranno opere nuove. Il modo in cui saranno allestiti i lavori, casomai, permetterà loro di essere visti senza gerarchie. Opere più o meno importanti avranno lo stesso livello di lettura e lo spettatore sarà in grado di fare le connessioni che desidera. Non le connessioni che si impongono nel suo caso, come lettura, ma in un desiderio apparentemente libero. Quindi l'opera nuova è l'installazione. Performance e installazione. Una prima formulazione leggendo questo testo e un'altra intervista o testo, mi pare, sul supplemento Io Donna del Corriere della Sera, leggendo questa intervista e un altro articolo su un'altra rivista, abbiamo pensato al supereroe performer. Non avevamo questi riferimenti, ma li troviamo precisi. La genealogia nasce con Marcel Duchamp. Un performer. Ideologia o teoria artistica, senza gerarchie. Curioso però che il senza gerarchie vada con la sottolineatura nel supplemento Io Donna del Corriere della Sera, dove dice persino che la camicia che porta, che indossa, è di una grande casa stilistica francese. Viene promessa la libertà, viene promessa l'assenza di gerarchie, è il colmo della logica del fallo, non l'assenza di fallicismo. Perché che altro indumento è? Un indumento di una grande casa stilistica se non un indumento fallico? Per la vestizione sociale e la falloforia? Quindi l'opera è l'installazione, la vita come performance, la vita come installazione. Le opere sono più o meno importanti, non hanno la stessa importanza, ma avranno lo stesso livello di lettura. La lettura deve avere lo stesso livello. Il livello di lettura è la spazializzazione della lettura. È per quello che lo spettatore, e non il lettore, sarà in grado di fare le connessioni che desidera. Non si interrogerà sulle connessioni che gli si impongono, leggendo l'opera, guardando l'opera. È forzato questo spettatore, è un forzato. Fai finta che io sia morto e divieni un forzato dell'arte, un forzato della parola,
e i tuoi lavori saranno quelli forzati, quelli dei quali presume di essersi liberato Maurizio Catenano nell'altra intervista. Prosegue il giornalista. Ora si dedicherà alla sua nuova rivista? È in inglese. Toilet Paper Magazine, fondata con il fotografo Pierpaolo Ferrari? Risponde sì, ma anche di altre cose, anche se ora non so esattamente a quali. Penso a questa retrospettiva come un momento di riflessione. Sai, io non mi sono mai fermato un attimo. Il performer non si ferma. Come se la vitesse, la velocità della performance qualificasse la vita. Produco delle opere, ma ho sempre rifiutato di presentarne insieme più di due o tre per volta. Piccolo enigma sociale. Avevo ricevuto anche altre offerte. Lui riceve le offerte, gli altri artisti non ricevono offerte. In assenza di gerarchia. In grado di fare le connessioni che desideriamo, appunto. Avevo ricevuto anche altre offerte prima per una retrospettiva, ma ho accettato solo ora per la mostra al Guggenheim proprio perché desideravo vedere insieme tutti i lavori e riflettere. Va bene? Anche per capire un po' certe mie ossessioni. Avrebbe le ossessioni. C'è un fantasma ossessivo che se ne va da qualche parte, scorazza. Certe cose le quali magari non dai molto peso, che però poi alla fine vengono fuori. Ho pensato che fosse anche il momento di chiudere un ciclo. Quindi il performer può fare più di un giro in un anello toroidale, come un copertone, no? Come insegna lo psicanalista Jacques Lacan a proposito di questa questione ossessiva. E va bene. Io vedo più il ritiro come la maniera per reinventarmi. Cioè sarebbe il momento per aprire il ciclo. O una spirale. Che quindi non si chiude, non ciclica. Io vedo più il ritiro come la maniera per reinventarmi, non so ancora sotto quale forma. Però di possibilità ce ne sono molte. Comunque non mi metterò a scrivere. Dico, ce l'ha con la scrittura? Speravate che diventassi uno scrittore? Forse farai cantante? E qui comunque risponde a qualche amico, a qualcuno che gli ha posto la questione. Dice il giornalista, farai gallerista? In fondo, come Massimiliano Johnny e Ali Subotnik, ha alle spalle l'esperienza della pur microscopica Wrong Gallery a New York. No, dice Catalan, non penso di aprire una galleria, almeno non nel senso tradizionale del termine. Nessuna indicazione è data come sarebbe. Questo non nel senso tradizionale del termine. E poi perché qualcuno dovrebbe farlo nel modo tradizionale? Occorre porre il tradizionale per fare l'antitradizionalismo? E questo il concettualismo che esce dalla Red Medi di Duchamp? Però voglio seguire quel che accade nel mondo. Lo deve seguire. Non lo anticipa, non è un'avanguardia artistica. È una postguardia artistica, allora. Specialmente il lavoro di giovani. E magari mi cade la mano, anche prima le mani, no? Io metto le mani personalmente. Mi cade la mano su qualche biennale, come nel 2006 a Berlino, proprio con Johnny e Ali, su Botnik. Comunque non mi sento curatore. I valori negativi, la tavola di veleni. Non scriverò,
Non farò il curatore. La cura intellettuale forse è ancora da inventare, occorre intenderlo nel modo più interessante. Certamente è un'obiezione ai curatori e il non mi metterò a scrivere è un'obiezione agli scrittori sociali. È arte la contrapposizione alla scrittura sociale, la contrapposizione alla curatela sociale, museale, è un'esca. Se viene presa come fantasma, crea una carriera. Se ho fatto certe cose, dice Catenà, come anche curare una biennale o aprire una galleria a Celsea, ci scusiamo per l'inglese, non è stato per necessità, ma per esprimere il mio punto di vista, la mia posizione. Sguardo come inquietante, punto di fuga? No, punto di vista, come ciascuno. Anzi, come ognuno, ognuno, l'uno identico a sé, che non differisce, che non varia, che non si divide da sé, senza trasformazione, senza formazione. È quello del punto di vista. È la vista, senza punto di astrazione, senza punto di fuga, senza punto di caduta. Non c'è punto di caduta. C'è lo specchio, c'è la mano che cade. Mentre in Althusser c'è la mano che si alza, no? Quando deve denunciare quella che sarà la futura moglie per pratiche non ortodosse di comunismo nella cellula del Partito Comunista, lui vedrà la sua mano alzarsi senza sapere perché. Se crediamo a questo è facile credere all'astrologia e a tante altre cose. Quando abbiamo aperto la Wrong Gallery, lo abbiamo fatto perché ci era parso che fosse sparita una certa spensieratezza nel produrre le cose. Va bene la professionalità? Beh, non va bene per nulla, perché se non va bene la professionalità dei curatori, non va bene quella dei letterati, perché dovrebbe andare bene nel caso, non va nemmeno bene la professionalità. E comunque, dato cotanto ardire, va bene la professionalità, però ci pareva che per qualche ragione questa stesse intaccando la spontaneità. Mito dello spontaneo, c'è una spontaneità senza la lingua, c'è una spontaneità senza intellettualità. Una spontaneità animale, il colmo della spontaneità. Althusser avrebbe sollevato la mano come una scimmia, Catenà l'avrebbe lasciata, gli sarebbe caduta la mano come un animale, mette giù la zampina. La mano è intellettuale in questi casi, questa mano prensile è umana, è un'antropologia dell'arte questa. Per esprimere anche la sua posizione. Ha una posizione. È una posizione intellettuale o è una posizione gerarchica nel triangolo della società? C'entra il triangolo spirituale di Kandinsky o proprio la piramide sociale con tutte le scalette e gli ascensori che non funzionano? Va a vedere il lavoro dei giovani, lo va a vedere con l'ascensore, ma poi glielo passa l'ascensore o torna su da solo, nella sua posizione, dove con il suo punto di vista vuole seguire quel che accade nel mondo? E quindi va bene la professionalità, però ci pareva che per qualche ragione, questa stesse intaccando la spontaneità, che fosse diventato tutto serio e seriale. Questo è poetico, molto bello. Sì, chi lo nega? Questa seriosità e serialità è a dominazione planetaria. Ma la questione è, occorre fare qualcosa contro
Occorre che l'artista proceda per la sua strada, per la sua ricerca, per il suo cammino, e allora non ci sarà carriera che si interrompe. L'itinerario artistico non si ferma mai. Allora ci siamo detti, uso il noi, proviamo a vedere se si può fare qualcosa come si faceva quando si era quindicenne. Non si tratta di fare come quando si era quindicenne, si tratta di provare a vedere. È prova di realtà, è prova di verità o è sperimentalismo? Là dove lo sperimentalismo dell'atto non raggiunge mai l'atto artistico e si trova sempre nella ripetizione di un manufatto industriale, che dal bidet di Duchamp arriva ai barattoli della zuppa di Andy Warhol. Non credo che abbiamo cambiato il corso della storia, la citazione esatta da Marx sarebbe cambiato il mondo, ma ci limitiamo al corso della storia. Però abbiamo sicuramente dato un motivo di riflessione, quindi non fornisce risposte, difficilissimo, nessuno può più farlo, pare, ma ha dato sicuramente motivo di riflessione. Ci pare che ne stiamo dando qualcuno in più di Maurizio Catenà. Il giornalista rilancia. Picasso dipinse Guernica a 56 anni e non è mai stata risolta, tra parentesi, la questione se era una tauromachia o quel che è passato come denuncia sociale e quant'altro. De Koenig, ma non soltanto lui, eseguì alcuni suoi capolavori intorno ai 50 e anche molto dopo, grazie. L'anziano Goya dichiarava ancora in paro. Curioso però, perché si potrebbe leggere ancora imparo. Insomma, non è caso di Goya, insomma, non è un po' presto per un artista ritirarsi a 51 anni, come lei ha dichiarato di voler fare? Certo è che il surmenage creativo imposto dal mercato potrebbe spingere molti suoi colleghi alla stessa decisione. Risponde Maurizio Catenà. Nel mondo dell'arte non è una decisione facile. Significa aver capito e superato delle cose e in fondo non credo di averle capite e superate nemmeno io. Forse per me è stato un po' più semplice perché io arrivo all'arte per vie un po' traverse. E poi sa, quando i miei colleghi aprono continuamente nuovi studi e fanno diventare la produzione una cosa quasi industriale, mentre è noto, ma io l'ho letto in questi articoli, produce un'opera all'anno, è 2 anni che non produce un'opera. Dovremmo distinguere cosa in questo caso viene definita opera. Non posso mettermi al loro livello, ma appunto ha una posizione, ha un livello. Noi potremmo anche dire che livello è. Se questa non è la logica e la pragmatica dell'arte, no? Se c'è il dubbio, no, che lo sia genio o sberleffo, stessa questione di Marcel Duchamp, è un epigone, un epigono. Quindi c'è anche enunciato il livello. Potremmo avere altre enunciazioni, cioè si delinea una fantasmatica che per una lettura da più di 30 anni siamo in condizioni purtroppo di fare delle profezie negative, cioè ci aspettiamo anche altri fantasmi che per noi sono noti. Il paradosso non sta, o la questione non sta dalla parte nostra che siamo in condizioni di intendere questo senza fare i maghetti, sta in perché Maurizio Cattelan ed altri si ripetono in modo tale da poter permettere a qualcuno che non è un mago, che ha quattro elementi e ne capisce un'infinità di meno, di intendere invece, di intendere questa
questo sviluppo, questo discorso, questa fantasmatica, questa nuvola significativa, questa palude semantica. Il mio spazio, posizione, livello spazio, c'è una topologia di Cattelan che siamo in condizione di fare tra poco. Il suo spazio è da un'altra parte. La geometria euclidea qui termina, come in caso, e si apre ad altre prospettive, paraboliche o iperboliche. Paraboliche. Para. Una decisione come la mia viene naturale, è nel naturalismo, no? La mano cade da sola, la mano animale cade, sale in Althusser, cade, no, cade in Cattelan. Vabbè. Una decisione, ma una decisione naturale è una decisione? È una decisione di vita? È una decisione intellettuale? È naturale a fronte di quello che sta succedendo intorno a me. E io lo sto dicendo riferito al mio specifico. Il ritiro per me è un momento evolutivo. Ci stiamo chiedendo se questa evoluzione, no? È naturale? Cos'è? È l'evoluzionismo di Darwin? Ho capito qualcosa di me stesso, complimenti, e allo stesso tempo ho anche capito di non voler applicare certe regole che mi sembrano oggi molto diffuse. Quindi è un applicatore, semplicemente che alcune regole, certe regole, oggi molto diffuse, non vuole applicarle. Può applicare le regole non molto diffuse, sino a quando non le ha diffuse lui. La regola è Marcel Duchamp? È un'esca? È un motivo? È un fine? Non ho voglia di avere una quarantina di assistenti? Curiosa formulazione, sarebbe il diniego, no? La Verneinung. Non ho voglia di avere una quarantina di assistenti. Li vediamo tutti, 40 assistenti, lo studio. 3500 metri quadri, 40 assistenti ogni mattina prima di cominciare i lavori. Non l'ho mai fatto e non vedo perché lo dovrei fare ora. Curioso però, la notazione interessantissima, c'è una pressione sociale, oltre al fatto che è un esecutore, un applicatore di tante regole, non quelle molto diffuse, avverte comunque questa pressione sociale c'è, lo vorrebbero con una quarantina di assistenti. Non vedo perché lo dovrei fare. Avverte la pressione sociale per costruire sino in fondo e togliere al supereroe performer anche l'ultima interrogazione artistica, intellettuale e scientifica. Quindi, pur nel suo linguaggio, questa uscita di scena è interessante, è una chance per Maurizio Cattelan. E qualora fosse così, le sue opere, tra virgolette, d'artista, varranno comunque molto di più per la rarità che metteranno, senza neanche metterci a pensare a quel che sarà della prossima avventura dell'artista. Dice il giornalista, lei ha accennato a un futuro archivio Cattelan, chi lo curerà? Bella domanda, dice lui, ci devo pensare. Magari qualcuno che si occupi già di archivi, non ho idea. L'archivio è una cosa abbastanza semplice, un luogo virtuale dove si raccolgono i lavori che sono stati fatti, si sa dove sono, ci sono delle persone che conoscono esattamente come lavoro, che mi hanno seguito finora e sanno come deve essere esposto un bel lavoro. Quante opere ha prodotto? Chiede Franco Fanelli. Quelle che saranno in mostra al Guggenheim, il conto è fatto presto, 2 o 3 lavori all'anno, ho fatto poche edizioni numerate, penso 2 o 3, sì, intorno al 1989-90 ho fatto qualche errore, ma stavo imparando. Poi appunto smetterà questa produzione che lui stesso chiama giustamente seriale. Visto che è il momento dello sguardo retrospettivo, Cattelan, il momento della verità, l'ironia ancora, cioè coglie
qualcosa del mimetismo, delle carriere di mestieri, lo coglie nel giornalista Franco Fanelli, che comunque non si impaurisce e sta al gioco, e gli dice: chi è colpevole? Il primo gallerista che si è accorto di lei e che l'ha messa al mondo come artista? Beh, meglio di Catenana, questa domanda. Infatti, risponde un po' più sobriamente, dice: beh, non c'è più l'ironia, beh, non funziona proprio così. Puntini, puntini, puntini. Se parliamo di chi ha dato l'opportunità per mostrare i lavori, il primo incontro è stato piuttosto casuale, e cito la Galleria Neon di Bologna. Perché casuale? Chiede Fanelli. Perché si sono ritrovati nella buca delle lettere una mia brochure con delle cose che avevo prodotto a quel tempo, cose con cui avevo arredato casa. Mi hanno cercato e mi hanno detto: noi riapriamo con una collettiva, espongono tante persone, se vuoi porta anche i tuoi lavori. Dopo averci messo un piede, ce li ho messi tutti e due, no, le mani e i piedi. Ci sono altri organi che potranno diventare artistici. Il cervello, la testa, il capo, non sappiamo. Perché poi mi proposero di fare qualcos'altro con loro. Con la stessa logica, da Bologna mi sono spostato a Milano. Ho provato con un gallerista che però non era sicuro, quindi ho preferito non continuare. Poi si è presentato, quindi artisti, aspettate la presentazione di qualcuno, Poi si è presentato, non l'ha cercato lui, Massimo De Carlo, mi disse: non ho ancora capito se tu hai voglia di lavorare o stai scherzando. E forse non è capibile ancora adesso la cosa, non solo da parte di Massimo De Carlo. Comunque, se hai voglia di lavorare, io ci sono. E allora abbiamo iniziato. In questo caso è imprenditore intellettuale Massimo De Carlo. Complimenti. Resterà a New York? Chiede il giornalista. Io sono sempre in giro da qualche parte, risponde. E sono molto legato all'Italia. Ma per quanto stia attraversando una fase di sofferenza, New York è ancora una città importante. Milano, New York, no? Città dell'arte. È possibile diventare un grande artista a Canicattì, nel senso di restando lì? A Milano può diventare grande, se rimane a Canicattì può diventare un genio o uno sberleffo? Non lo sappiamo. Fanelli, ci dica qualcosa di sorprendente, perché evidentemente non sta dicendo cose sorprendenti. Dica che il catalogo della mostra al Guggenheim sarà una cosa mai vista. Ovviamente qui la risposta sarà a livello. E invece no, dice Catenà. Sarà una cosa molto classica, con un lungo testo di Nancy Spector. Spector, spettare, vedere, punto di vista. Nancy. Avrà il formato di un quaderno, quindi piccolo, e conterrà le riproduzioni di tutte le opere esposte, più quelle che forse non riusciremo ad allestire. Sono deludente, altro che sorprendente, e mi dispiace particolarmente perché il giornale dell'arte, di cui il vernissage è un supplemento mensile, fu uno di pochissimi che scrissero qualcosa della mostra al Neon di Bologna nel 1988. E la cosa mi fece piacere perché era totalmente inaspettata. Sa, all'epoca mi arrangiavo, ero tutto autoprodotto. Dice Fanelli, si vede che qualche volta ci prendiamo anche noi. Non è che non abbia avvertito l'ironia sul mestiere sociale del giornalista di un giornale dell'arte, anzi in questo caso il giornale dell'arte. E quindi mantiene questa apertura con ironia. Si vede che qualche volta ci prendiamo anche noi. Sembra che sia un giornale ufficiosamente e ufficialmente confezionato e che non abbia spifferi, spiragli e aperture, invece. Quindi mi permetto di chiudere con una domanda un po' melò. Quali consigli dà a un giovane artista? Bella domanda. Lavorare,
Lavorare. Io ho aspettato 10 anni una telefonata. Con tutto questo lavoro, perché le cose sarebbero naturali? Questa è l'arte, no? Tutto questo lavoro. Lavoro onirico, lavoro artistico. Perché poi affermare questa sorta di controideologia, no? La mano che cade, percorso naturale. Non poteva telefonare lui? Io ho aspettato 10 anni una telefonata. Quella telefonata. La telefonata presentazione di Massimo De Carlo. Non affolliamoci tutti noi artisti a telefonare a Massimo De Carlo e nemmeno a sperare che ci chiami. Ci sono i brevi interventi della giuria internazionale, c'è quello di Patrizia Sandretto Re Baudengo, collezionista. Il titolo, che forse è un redazionale come solitamente, tragicomico un po' sadico, forse è preso dal testo. Dice: sono una sostenitrice di Cattelan della prima ora, sono del club dei cattelaniani del Guggenheim di New York. È l'artista che su di me ha senza dubbio avuto più ascendente. Ho acquistato la sua prima opera nel 1994, Ninna Nanna, installazione realizzata con le macerie del PAC di Milano dopo l'attentato che lo aveva distrutto. Cattelan riesce a trasformare in immagini i sentimenti comuni, ma nascosti, a giocare con i simboli della nostra città e a esasperare la fragilità della vita umana. Quindi, chi esaspera la fragilità della vita umana è un artista, portando alla luce il lato tragico della commedia. Quindi chi porta alla luce il lato tragico della commedia è un artista. Se la vita è una commedia, abbiamo Dante che dà un colpo di mano alla signora Patrizia, ma c'è il lato tragico. E chi rileva la tragedia nella commedia si troverebbe nell'arte. È l'operazione che ha fatto Marcel Duchamp e tutta altra cosa. Ciò che mi affascina del suo lavoro è la capacità di catalizzare l'attenzione, attenzione intellettuale o attenzione sociale. Trattando tematiche sociali intense e complesse, lui le tratta, non le legge, non restituisce nulla, un prodotto, a partire da altri prodotti. Mette in atto operazioni sadiche. E comprare le sue opere significa essere un po' masochisti, farsi prendere in giro perché si entra a far parte del gioco che egli stesso in scena. Ma l'algebrista è libero o è uno scriba di un Dio superiore fatto a sua stessa immagine e somiglianza, che prende i tratti dalla famiglia di cui si parla poco? Anche la dichiarazione di mettere fine alla carriera di artista, anche la signora sottolinea la carriera, può essere vista come un'opera d'arte in sé, una performance. Signora, mi strappa le parole dalla bocca, ma anche come un omaggio al più grande artista del XX secolo, Marcel Duchamp. E lei è la prima che lo cita, in questo caso sarà stato citato infinite e infinite volte, che a un certo punto della sua carriera, allora anche Duchamp era in una carriera? Era un professionista dell'arte? Dichiarò di non volere più creare opere d'arte, ma di volersi dedicare solo al gioco degli scacchi. Alla sua morte, nel 1968, fu svelato il lavoro che l'aveva tenuto impegnato per oltre 20 anni, in segreto, il capolavoro che realizzò per il Museo di Filadelfia. Forse Maurizio ci regalerà un enfant donné. Oh, pardon, lapsus.
È un bambino dato questo, è dato tutto alla società, il supereroe performer, e tanto ne. Ma essendo dati, e tanto ne, al plurale donne, e tan senza l'accento, ma siamo in scrittura italiana, va bene, avrei una carriera di collettore di bozze da fare, quella di artista è difficile, allora, difficilissimo. Achille Bonito Oliva, critico. Il titolo mediatico, non vintage, vintage. In un'epoca vintage come la nostra, Cattelan si sottrae, quindi siamo oltre il postmoderno che riprendeva, addirittura è nell'occheggiamento, più che l'orecchiamento, nell'occheggiamento di quello che è accaduto qualche decennio fa. Cattelan si sottrae alla scuola d'obbligo del successo mediatico e commerciale? Ah sì? E assume la responsabilità del proprio inizio e della propria fine come artista? Ma Seneca. Cattelan ne sdrammatizza la funzione? Pardon? L'arte è pubblicità di un'idea e anche di se stessa. L'arte come pubblicità. Quindi gli artisti sono i pubblicitari. Duchamp, Warhol, Cattelan. Cattelan ne sdrammatizza la funzione, perché avrebbe una funzione, avrebbe acquisito una funzione drammatica l'arte, no? Ne sdrammatizza la funzione e il ruolo, anche un ruolo l'arte, è arruolata l'arte, creando sorprese iconografiche, capaci di massaggiare il muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva, non quella personale, non il muscolo atrofizzato di Achille Bonito Oliva, no, quella collettiva, la nostra. Nessun messaggio intellettuale, il massaggio del cervello, naturale, quel cervello che permette alla mano di cadere e a quella di salire. Se questo ritornello può intervenire, è per la struttura al ritornello di ciò che sto leggendo. La dimostrazione che, come a Napoli, qui non si butta niente. La metafora è anche quella del macellaio con il maiale, non si butta niente. Basta una riconversione per sottrarre al guardaroba e all'usato dell'arte ogni segno e odore di naftalina per fondare l'eterno presente dell'opera. E quell'arte che sfugge a questi segni e a questi odori, che cosa se ne fa di queste riconversioni di segni e odori e naftaline, quando la sua materia è artistica? Cattelan resta presente, tutto nell'ontologia, presente, naturalmente presente, con un cervello atrofizzato, con la mano che cade e con la mano che sale. La dimostrazione che non esiste la morte dell'arte, perché c'è il dubbio che questa sia la mortificazione dell'arte, ma trasformata in business, in affari. Piuttosto la morte del pubblico, indeciso tutto. Achille Bonito Oliva si scarica completamente la sua responsabilità di manufattore delle opinioni sul discorso dell'arte, perché sull'arte non c'è nessuna opinione che tenga, l'arte procederà da sola, buon grado, mal grado Achille Bonito Oliva e Maurizio Cattelan. La rappresentazione del pubblico può essere costruita come decisa tutto, e a questo ha dato una mano anche tanta critica d'arte, non tutta, grazie, non tutte. E quindi non c'è questa morte del pubblico. Può esserci un'elaborazione, una sospensione, una vanificazione della rappresentazione mortifera del pubblico. Come partecipante al pubblico, io non accetto la morte. E
E la decisione non è a tutto senza tutto. La decisione è data ancora prima di cominciare e non è soggettiva. Il sottoscritto dichiara che Maurizio Cattelan non è un artista con un aggettivo, curioso però, perché intanto passa che non è un artista. Sarebbe un altro artista, tuttavia lo formula con una negazione. No, non dedicheremo maggior tempo a François Pinault, il collezionista e presidente di Palazzo Grassi e Punta della Dogana, a Massimo De Carlo, gallerista che l'ha incontrato, a Francesco Bonami, critico, ma qui manca la C, quindi è un ritico e curatore, l'intervento di Luca Massimo Barbero, che è critico e curatore, e evidentemente è di curatore intellettuale allora, altrimenti è difficile dire che è curatore. Il titolo redazionale è Grande Surfista, Emmanuel Perotten, gallerista, Fabio Sargentini, gallerista, e ora il silenzio. Ogni tanto non si scrive così, naturale, essendo dati tutti gli elementi che compongono l'opera di Marcel Duchamp. Appena un accenno all'intervista che c'è, articolo intervista che c'è nel supplemento Io Donna alla Corriere della Sera, ed è per l'unica cosa che leggo di questa rivista è la copertina, e questa volta c'era scritto Maurizio Cattelan. Avevo appena letto il giornale dell'arte, mi sono permesso di sfogliare anche questa breve intervista. È una rivista che è senza pubblicità. Ricomincio da pittore anche se non so dipingere. Il titolo, tra virgolette, sono citazioni dell'artista. L'articolo è di Camilla Baresani con foto di Pierpaolo Ferrari, che è fotografo, che è un amico collaboratore, abbiamo letto, di Maurizio Cattelan. Viene detto che l'artista è nato a Padova nel 60, dal 93 vive tra Milano e New York. Non produco niente da 2 anni, tanto ho deciso di smettere, come se fosse una fumata. Mentre Guggenheim di New York lo consacra con una retrospettiva, l'artista italiano più quotato del mondo, più noto, discusso, quotato, più importante, decisivo, essenziale all'arte di questo secolo, confessa a Io Donna: l'unica cosa che lo spaventa davvero è il mio passato. Potrebbe articolarsi in una serie di opere non seriali. Dire che sono ordinato e dir poco, non mi piace avere cose intorno, mi disfo di tutto, nella casa di Milano ho tolto persino il bagno. L'intervistatrice: anche il water? No, quello no. Sempre questa ironia che non è solo dalla parte di Maurizio Cattelan. Complimenti all'artista Camilla Baresani. Dice: no, quello no, resiste in 1 metro quadrato dietro una porta, ma la vasca da bagno accanto al letto, più un sarcofago che una vasca. Dixit, l'autore: nelle mie case l'unico arredo è un tavolo, un letto, una sedia. E un libro c'è? Un libro? Com'è la sua vita di artista? Beve? Fa l'alba? È sregolato? Cioè tutto genio e sregolatezza? Anche se detto così, è solo la sregolatezza? Beve? Fa l'alba? È sregolato? Dorme di giorno? È sveglio la notte? Bevo solo nel fine settimana. Vodka liscia, che non la annacquiamo con del ghiaccio che fonde, cercando di evitare i cerchi alla testa. Ovviamente ha i cerchi alla testa, perché chi avete i cerchi alla testa ha la questione dei cerchi alla testa, chi non ce l'ha non ha i cerchi alla testa. Mi ubriaco di lavoro. Sembra una formulazione eccellente, rimane l'ubriachezza. Diceva Sant'Agostino, no, dell'ubriachezza degli ebri senza vino, no? Sì, può essere euforici, senza vino, no? L'altra faccia, conosciutissima nel sociale,
e dove altro doveva essere conosciuta, è la cosiddetta depressione. Che non esiste, non è mai esistita, è un'invenzione psichiatrica, ma ha una bella diffusione come creazione fantastica. Mai di alcol, e questa è una chance comunque, mai ubriacarsi d'alcol. E poi faccio una vita normale, anche a New York, mi alzo alle 5 e mezza del mattino, vado in piscina, sono una persona noiosa, dice proprio così, e per concentrarmi e lavorare mi sono dato una regola, è in espansione e si deve concentrare. Mi piacerebbe avere una vita di imprevisti, quindi non ne ha nessuno. Sarà per quello che mette fine alla carriera, che non fa altro che produrre un'altra carriera, non un'altra arte, un'altra carriera. Mi auguro che mi accada dopo il Guggenheim. Per stupire con le proprie insubordinazioni simboliche ci vuole rigore, quindi lui è un insubordinato simbolico. Così è la vita, così è la vita di Maurizio Cattelan, l'artista italiano vivente più quotato del mondo, che sta per essere consacrato la questione che non viene messo il carattere in grassetto come prima, e quindi c'è qualcosa che pare detto dalla giornalista, o parla così di sé, che sta per essere consacrato con una retrospettiva di 130 opere al Guggenheim Museum di New York dal 4 novembre 2011 al 22 gennaio 2012. Nel frattempo due libri lo raccontano per filo e per segno: Un salto nel vuoto, la lunga intervista che Rizzoli pubblica il 19 ottobre, e Al o All, non so se è inglese, se è tedesco, penso inglese, ma non è l'H, tutto, la monografia catalogo della mostra, edito da Schira. Adesso si dice il grassetto, ma pare che anche la parte prima deve essere messa in grassetto. Partiamo dalle sue origini, prima che la sua opera di infaticabile perturbatore, questo è l'artista, un infaticabile perturbatore, la portasse a diventare così celebre. Lei ha avuto un percorso esistenziale inconsueto, all'americana, né aiuti né tradizione, è la parte che più ci interessa di questo performer. Di famiglia, ci riassume le tappe: papà camionista, mamma donna delle pulizie, a 13 anni vendevo souvenir ai santini nella Basilica di Sant'Antonio, poi ho lavorato in una lavanderia automatica, a 17 sono andato a vivere da solo, per mantenermi facevo l'infermiere, lavoravo tutto il giorno e la sera frequentavo le serali. Di tutti i lavori che ho fatto, l'infermiere è il mio preferito, per via del rapporto umano con i malati. Poi ho cercato qualcosa di meno impegnativo, la raccolta dei rifiuti. Finivo alle 2 del pomeriggio, lì ho assaggiato la libertà, infine l'obitorio. Portare, lavare, vestire i cadaveri. Di tutti i lavori il più sereno. Non faremo la cartella clinica. Non c'era coinvolgimento emotivo con i dirigenti. Forse mi sono spinto fin lì, all'ultimo stadio, per essere costretto a cambiare. A 25 anni ce l'ho fatta, ho smesso di lavorare, il sogno di tutti i comunisti. Com'è andata? Non ce la facevo più. La necessità di lavorare per sostentarmi si è trasformata un po' alla volta in autolesionismo. Avevo una lametta in tasca e mi tagliavo le dita, per poter andare pronto soccorso e avere qualche giorno in malattia. E qui si ripete questa esperienza, torna a casa, dopo una settimana si taglia di nuovo. Un giorno, il più importante della sua vita, si licenzia, siamo d'accordo. E ho deciso che non avrei mai più lavorato. Ai giovani però ha detto lavorare, lavorare, lavorare. Allora sarebbe interessante distinguere tra questo lavoro e il lavoro artistico e il lavoro intellettuale. Questo contributo teorico non lo troviamo neanche nei testi dei critici più teorici. Ci sono voluti 10 anni per correggere l'educazione sbagliata ricevuta dalla mia famiglia, il lavoro visto come strumento per sopravvivere. Io invece volevo un lavoro che servisse a emanciparmi. Da lì le prime opere, in grassetto quindi,
Il Bresciani che parla. Il successo in Italia, trasferimento a New York nel 93, una carriera all'insegna di una meditazione scherzosa ma profonda. Perché una meditazione teorica profonda, senza scherzi, non è più ammessa. Il pensiero unico, il pensiero politicamente e artisticamente corretto deve essere scherzoso, deve essere fruibile a tutti, cioè vendibile senza sosta e senza intralci e intoppi. Da quelle per i bambini fantoccio impiccati a una pianta a Milano, a quelle per Nona Ora con il Papa abbattuto da un meteorite, per finire con Love, la mano di cui resta solo un dito medio, installata davanti alla borsa. Sempre a Milano, l'irrisione. Dice l'artista, produco cose che interagiscono col pubblico e coi media. Non mi piace un lavoro che non produce una risposta. Beh, la nostra è una risposta, se può essere accolta. Se è buono, deve essere in grado di farsi amici anche nemici, ma potrebbe anche essere qualcosa al di là dell'amicizia e della inimicizia. La differenza amico-nemico che c'è nella Repubblica di Platone, che giunge sino agli aggiornamenti in Carl Schmitt, sta alla base anche del pensiero comune. E perché non dovrebbe provocare dibattito artistico, intellettuale e scientifico? No, deve essere in grado di farsi amici o nemici. Solo quando non si è sicuri si è molto sensibili alle critiche. Però di solito, se non sono sicuro, non espongo. Prima ci penso, tante di quelle volte. E le donne? Vanessa Beecroft, Victoria Cabello, fidanzamenti celebri e tempestosi. Deve essere difficile stare con lei, è una donna che parla. Se in casa tiene solo una sedia, non si trova un posto dove mettersi. Risponde l'artista, la mia vita è fatta di abitudini e di un'ossessione. Lo dico sempre alle donne. Non c'è la donna, per fortuna, no? La canna di tonno non esiste, ma ci sono le donne. Non devi essere, cioè, c'è già il protocollo per le donne, non devi essere gelosa delle altre, ma del mio lavoro. E ci sono vari artisti, forse pochi, che hanno un'altra preferenza, che non siano, che siano gelosi di tutto, ma non del lavoro. Come si fa a essere gelosi del lavoro? Se è una pratica intellettuale, se si è nelle carriere e la donna vive un presunto suo ruolo come una carriera, allora c'è l'inciampo di cui parla Cattelan e che vorrebbe evitare dando il protocollo prima. Io abito dove lavoro e non puoi venire quando vuoi, spiegavo Victoria. Io non vengo in studio da te all'improvviso. Con Vanessa, finché era ancora all'Accademia, tutto andava bene, ma poi è sorta una rivalità, ed è rivalità delle carriere, altrimenti non c'è. Ci sono dispositivi di produzione incessante che procedono dalla libertà della parola, dalla libertà dell'arte, dall'apertura estrema delle cose. Ma chi procede da un maestro è fottuto. Non c'è processo nella maestra. La processione ha un altro statuto nella parola. Nei prossimi video di psicanalisi e di letture freudiane. Deve piacerti il genere della persona con cui stai, se no non può funzionare. E poi lei ha sempre avuto un problema con la sua italianità. Del resto, anche io cerco di non frequentare gli italiani all'estero, da mettere assieme ai curatori, e eccetera. È innamorato? Chiede Bresciani. Camilla. L'avrebbe mai fatta un uomo questa domanda? Lo sono stato, bei tempi quelli. Siamo a Milano. Allora, là non c'era questo, per capire la sospensione della presentazione, bene, è la giornalista che parla ma senza fare domanda ancora, cioè quindi è la descrizione. Siamo a Milano, alla trattoria Il Carpaccio,
tutta pubblicità, dove Cattelan va spesso all'ora di pranzo. Prima lo si trova alla piscina a Cozzi, gira in bicicletta, è un uomo in forma, gentile, dall'aspetto normale. Questa parola torna qua e là alla vita normale, l'aspetto normale, cioè il grande supereroe performer che sbilancia e sconvolge e patta le bourgeois, ma normalmente, naturalmente, col famoso cuore, mano, eccetera. Smette di mangiare? No, c'è qualcos'altro. È timido? Di solito non ti guarda in faccia e quando si comincia a parlargli di amore e fidanzate è visibilmente in imbarazzo. Smette di mangiare? Il coltello che impugna con la sinistra rimane a mezz'aria? Puntini, 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 ma alla fine sta il gioco. Che donne le piacciono? Chiede Camilla Baresani. Grosse, grandi, generose, creative, divertenti, che applicano la diversione, non la versione, non il verso, non la poesia, la dispoesia, la diversione, il divertimento, il divergere. Con le donne il problema non è il durante, ma è il dopo, c'è la temporalizzazione delle donne in questo performer. Devono essere indipendenti, quindi non lo sono. Poi non è che siano indipendenti, devono essere indipendenti. Non hanno grande statuto le donne nell'opera e nella vita di Cattelan. Non è intellettuale, è di dipendenza. Se glielo dice lui da maestro, devono. Se tu devi essere indipendente, è perché questa teoria dell'influenza non è stata elaborata. E poi va a periodi. Quando sei intasato di lavoro, vuoi degli accessori. Teoria dell'accessorio. Quando sei stressato, vuoi la compagna che ti capisce e ti dice che ce la farai. Quando sei libero, vuoi la famiglia. Comunque, nel lavoro e nella vita sono sempre stato sposizionato nel posto sbagliato, rispetto alla sua posizione, al suo posto, alla gerarchia, ai livelli, alla struttura, è interessante. La posizione è una sposizione nella dimensione delle immagini, nella sembianza. E per amore dice ho sempre sofferto moltissimo. Poi ci sono alcune domande. Gli chiede se si senta assediato dai gruppi dell'arte, i gruppi IS. Lui vede 4-5 persone in tutto, le vede però, Non si sa se ci parla assieme, le vede. È vero che non realizza un'opera da 2 anni, è vero, è molto ricco, potrei diventare povero. Felice di questa mostra consacrazione lui non ha scelto il posto per l'audience, ma per come le opere vengono presentate. Cioè, se questa presentazione gliela dava anche un altro posto che non si chiamava Guggenheim, lui ci sarebbe andato. Sempre per quel principio di assenza di gerarchia, di leggere tutto allo stesso livello, di spostare le opere. Questa è l'installazione, questa è l'arte. A questo punto si sente italiano o americano? Che quasi se gli chiedesse ma è genio o è sberleffo? Non c'è risposta, non stiamo dando risposte. Non di questo si tratta, ma di leggere i materiali, l'itinerario. Dice, in Italia torno volentieri per mangiare, la cosa mi può essere utile. La realtà è che non sono né italiano né americano, sono l'emblema di un globalismo anticipato. Il problema ormai è dove paghi le tasse? Si lavora orizzontali. È l'orizzontale, è il piano, è lo stesso livello, è la posizione, un po' sposizionata, ma in una sorta di super atmosfera. A chi appartiene quello che facciamo? Bellissima domanda, Maurizio Cattelan. Ha paura del futuro? Chiede Camilla Baresani. Mi fa più paura il passato che ho vissuto. Il futuro è tutto da scrivere.
ineccepibile la seconda frase, essendo una parte del niente, il tutto, un pleonasmo, diremo che il futuro è da scrivere, il futuro è nella scrittura, il futuro è nell'atto, il futuro non è nel futuro, e se è nell'atto, quel passato di cui Maurizio Cattelan dice che gli fa più paura, può elaborarsi proprio nell'arte. Sarà reinvenzione, il mettere fine alla carriera di supereroe performer, invidiatissimo. Questa è la via, questa è la chance. Occorre che quel che viene chiamato passato si scriva in altre opere. Se è stato presente, nel mondo presente, al colmo del presentismo, e avendo successo per questa ontologia personale e sociale, e ha mantenuto le paure del passato, occorre che il passato si scriva nelle prossime opere, che potranno anche essere di scrittura, pur se data per esclusa dal principio, di musica, di danza, di teatro. Il teatro che non può evitare la scrittura teatrale. Se dovessi dare un consiglio al giovane artista Maurizio Cattelan, gli direi di procedere con il teatro. Non vedo mai. Saranno 2 ore, sarà. Trattandosi di una lettura di moltissimi dettagli della citazione di 2 articoli e non della riproduzione video o audio di questi articoli, dati gli elementi che abbiamo fornito, ringraziamo per le citazioni che abbiamo fatto, quindi il Giornale dell'Arte e il suo supplemento Vernissage e il Corriere della Sera nel suo supplemento Io Donna, e quindi un grazie anche al lavoro fatto dai giornalisti, da Camilla Baresani e da Franco Fanelli. Grazie. Se potrebbero, no? Io...